innanzitutto pensiamo di lasciare a te sempre la parola. Poi se qualcuno ha delle domande la può fare. Vediamo intanto se vi sono domande allora. Dunque, di voi diciamo farvi i soliti discorsi, anche perché spesso i discorsi sono soltanto teorie, parole, che poi non sempre raggiungono l'effetto desiderato, salvo quello magari di scuotere le pigrizie, di spingervi, come il mio dovere. Ma quel che voglio dirvi questa sera, semmai, è un'altra cosa. Chi abbraccia, per così dire, una dottrina, chi crede in certe verità o in certi principi di una dottrina spirituale, chi cerca di applicarla, cercando quindi di porsi di fronte a se stesso, in fondo ha due strade davanti a sé, una sorta di indifferenza verso la vita o verso la realtà, nel senso di essere alquanto separato. Forse non è giusto dire indifferenza, ma una sorta di distacco, e quindi riesce a vivere con buona libertà la vita stessa. Chi, ed è una percentuale più o meno analoga alla precedente, chi naturalmente nel cercare dentro di sé una dimensione conoscitiva o autoconoscitiva incontra la sofferenza. Questi sono due aspetti umani in cui non è tanto implicato lo spirito, ovviamente, quando il vostro corpo, la vostra presenza psicofisica, il vostro modo di essere sulla terra. Ogni conoscenza e ogni principio che va ad applicarsi comporta sempre, però, i momenti della sofferenza. Perché se i principi sono veri, sono quasi sempre contrari alle norme degli uomini. E dunque si può anche dire, non è paradossale, anche se appare così, che tanto più genera confusione, tanto più spesso si avvicini alla verità. Gli uomini si sono organizzati sulla terra secondo modelli di acquiescenza, di obbedienza, di rispetto. Hanno cioè inventato, si sono dati un modo di vivere, una norma di vivere che non tiene conto dell'individuo, ma tiene conto della totalità dell'individuo. Il fatto è che gli uomini, inventandosi le norme del vivere e del comportamento, le hanno come inchiodate sulla terra. E l'evoluzione della specie, l'evoluzione dell'uomo, degli uomini, hanno sempre comportato modificazioni molto lievi e sempre ritardate delle norme attraverso le quali vivono gli uomini, generando quindi nel contempo una serie di sofferenze,
di disagi, di lotte continue per affermare quello che è il diritto di ciascun essere umano di affermare la propria scelta, la propria autonomia. E quindi, se da una parte chi caratterialmente riesce a distanziarsi dalla realtà finisce con non essere coinvolto nella trama della sofferenza, della liberazione dalla serie di, ecco, di catene che affliggono l'umanità, anche nei livelli più elementari della vita quotidiana. Ora, lo spiritualista, colui che crede, colui che indipendentemente anche dal credere ha comunque un modello interiore che si riassume poi nella principale massima: ciascun uomo è un essere che svolge un programma conoscitivo della terra e della materia. Chiunque dunque ha dentro di sé, indipendentemente dallo spiritualismo, perché il principio è valido anche in chiave materialistica, l'avere un programma dentro, cioè l'avere una vocazione, cioè un bisogno di autonomia, un bisogno di libertà, un bisogno di poter scegliere e determinare gli atti e i pensieri della propria esistenza. E dunque il principio è valido anche in senso universale, al di là dello spiritualismo, bene. Ed allora deve operare una doppia trasformazione. La prima, nel caso di colui che caratterialmente tende immediatamente a crearsi uno spazio interiore, dunque a rinunciare in fondo a una serie di sofferenze, deve capire la sofferenza o il tormento degli altri e quindi dedicarsi alla conoscenza della sofferenza altrui. Colui che invece non ha questo spazio interiore e se lo conquista a prezzo quotidiano di sofferenza, deve apprendere a riqualificare la sofferenza riosservandola come un fatto esperienziale, affinché decantata la sofferenza diventi oggettuale, e cioè si distacchi da sé e diventi un elemento di osservazione, benché dentro se stesso. In ambedue i casi occorre coraggio e tenacia. Nel primo caso, perché la persona che non è portatrice di una sofferenza autonoma difficilmente riesce a capire la sofferenza altrui, e nel secondo caso l'altrettanto coraggio di saper guardare dentro se stesso con l'ottica spregiudicata con cui si osserva come una sorta di lente di ingrandimento qualcosa che sì nasce da se stesso, ma che può essere oggettivata, analizzata come una estraneità. E questo poi è uno dei problemi fondamentali della vita, per cui quando noi, come abbiamo sempre detto, che il saggio è colui che riesce a stare nel bel mezzo di questa situazione, di questa dicotomia, ma questa è anche la chiave per poter penetrare la felicità, cioè benché la felicità sia soltanto, direi, uno stato di essere o di non essere, ma in realtà lo stato di quiete della persona è contrassegnato proprio dal non essere coinvolti giorno per giorno, momento per momento, oppure essere, che è molto meglio, coinvolti al punto giusto da potersi subito svincolare dalla sofferenza.
Il che significa risvegliare poi dentro, e questo non è tanto merito dell'uomo quando è un fatto automatico, risvegliare una serie di compensazioni, cioè una serie di alternative, le quali consentono all'essere umano di sopravvivere sempre in qualsiasi disavventura umana e di poter sempre gestire dentro di sé gli atti, deciderli e eseguirli al di là, diciamo, di una destinazione sociale, e cioè come atti propri della persona che si dà o non si dà godimento o sofferenza in base esclusivamente ad una sua libera scelta. Questo è il compito, dovere, ma non solo dell'uomo, ecco, che crede o non crede. Direi che questa è la misura, per poter raggiungere quello stato di quiete o di tranquillità che per alcuni è felicità, per alcuni è calma, per alcuni è riposo o gioia, o ognuno li dà in base a ciò che è la qualificazione e il significato che crede e che vuole. E questo, questa applicazione scaturisce naturalmente dalla teoria, cioè da tutta la teoria che in fondo avete ascoltato. L'applicazione, perché la cosa più difficile, io me ne rendo conto, è l'applicazione. Voi dite, può essere facile dirlo, è difficile ottenerlo ed eseguirlo. Io non lo so se sia difficile ottenerlo ed eseguirlo. Credo che spesso vi sia un vizio di origine nell'uomo. Vi sia un vizio di origine con l'incapacità anche di darsi quegli stimoli o quei coraggi sufficienti per creare le condizioni. Indubbiamente molti guai della vita l'uomo se li determina da sé. Ora, che se li determini volontariamente o involontariamente, che sia travolto o coinvolto da situazioni della vita, bene, sono d'accordo naturalmente su questo. Ciò in cui non sono d'accordo è che ci si lasci coinvolgere, si mi dire, da situazioni in cui l'impostazione era destinata alla fallimentarità o era destinata comunque a determinare una serie di intoppi e di impossibilità di andare avanti. L'uomo in genere si accorge di tutto questo presto, ma agisce tardi. Generalmente si dice che l'uomo dovrebbe impostare subito il problema della sua vita, della sua destinazione e del suo destino. Il fatto è che l'essere umano, come dicevo all'inizio, a causa delle norme, è sopraffatto da una serie di etiche, è sopraffatto da una serie di principi e di consuetudini che finiscono col diventare un'autentica ragnatela entro e dalla quale non riesce più ad uscire. La serie di ragnatele è costituita da tutta la modalità sociale di costruzione della vita, che è costituita da una serie di tappe prefissate. L'essere umano nasce, viene allattato, cresce nella famiglia, impara a mangiare, impara a parlare, va a scuola, in quelle scuole, continua gli studi, in quelle scuole, poi magari va all'università oppure non ci va, oppure non va affatto a scuola, oppure va a lavorare. È un ritmo costante, incessante, che crea una serie di ragnatele dalle quali ci si diparte per costruire poi una famiglia, la donna si sposa e l'uomo altrettanto, e si ripete il gioco un'altra volta con tutte le stesse regole e anche con tutti gli errori. Perché dall'errore sociale, dall'errore etico, l'uomo non ha la forza di uscire come individuo. Non ha la forza di uscire, e a questo punto è un problema di capacità di saper leggere dentro se stesso. La capacità di leggere esiste praticamente per una possibilità minima di essere umano. Il fatto è che in questa chiave non c'è una lettura reale, una lettura vera, perché
la consuetudine è culturalizzante, perché la modalità di vivere è culturalizzante, non fa parte soltanto di norme scritte o non scritte, fa parte di ciò che è chiamato il patrimonio, come un patrimonio genetico, un patrimonio sociale, una ereditarietà sociale entro la quale l'uomo deve muoversi e fuori della quale è considerato un anarchico, e cioè un essere che mira a creare una società senza leggi, una società senza regole prestabilite. A parte il fatto che in ogni caso l'anarchia sarebbe anche un'altra cosa, ma dico che è comunque contrario all'ordine chi disobbedisce all'ordine dato. Entro questo schema lo spiritualista, colui che vuole trovare se stesso, incrocia purtroppo il modo di essere del mondo, perché trovare se stessi indica una contrapposizione all'essere di se stesso nella società. Ciò che voi siete dentro è contrario a ciò che gli altri vorrebbero voi foste, ed è contrario perché dentro c'è uno spirito che non può seguire la regola sociale, perché ignora la regola sociale, perché questo spirito è costruito nella sostanza diversamente, per finalità diverse, per scopo diverso, è strutturato da leggi che non coincidono con le leggi umane. Ed allora dentro voi non troverete mai la conferma di ciò che fate fuori, perché dentro siete comunque diversi. La diversità di ciò che siete dentro è la caratteristica, poi d'altra parte, che vi contraddistingue dalle forme vitali ma non intellettuali, e cioè dalla natura. Siete separati dalla natura in virtù di questo dentro, in virtù di questa diversità, che può accettare teoricamente lo spirito, ma può anche rifiutarlo, ma nel problematizzarsi verso l'affermazione e la negazione indica comunque uno stato di diversità, perché implica una scelta critica, implica un porsi in interrogazione, un atto critico che è al di là della ragione ed è nella sfera intuitiva di cui solo l'essere umano è depositario in virtù della sua spiritualità interiore o del suo essere interiore. E sono queste le cose che voi dovete tenere presente nella vita quotidiana, non perché diventino insegnamento per gli altri che possono non capire, non interessarsi, ma perché diventano gli strumenti per decodificare la sofferenza, gli strumenti per decodificare l'incertezza nella scelta, diventano gli strumenti per farvi decidere o non farvi decidere certe cose, per costruire la vostra giornata o la vostra esistenza secondo un modello interiore che diventa il vostro toccasegna, che diventa l'elemento taumaturgico, diciamo, della sofferenza umana. Sono insomma gli strumenti che aprono le porte della ragione interiore, dell'intuizione interiore, e vi aprono le porte e vi fanno vedere un mondo che è poi il mondo del vostro desiderio, il mondo del vostro bisogno, il mondo della vostra esistenza spirituale, che non ha nulla a che vedere. Voi dite me, talvolta la scelta o la non scelta o comunque i fatti della vita sono tali e tanti e ci sovrastano e ci tormentano fino a piegarci, per cui non si ha più la capacità di cercare, ecco, le chiavi dentro, oppure perché siamo gli strumenti ma non si trova la porta giusta dove
per infilare la cenere. La questione è che il coraggio è una cosa che va di intento. Il coraggio è la volontà di saper dire a se stessi il cambiamento, la ricerca, vanno effettuati nello spazio della mia dimensione interiore, non devo appoggiarmi agli altri, perché il cambiamento non viene fatto dagli altri, ma si sviluppa sempre dentro ogni essere umano. L'imparare cioè che non sono gli altri a dare la sofferenza, ma è l'essere umano che se la determina, la sofferenza in base alla risposta che dà agli atti altrui. Tanto è vero che di fronte allo stesso atto o alla stessa situazione c'è chi reagisce, che so io, suicidandosi, e c'è chi reagisce con una sofferenza quieta, capace di guarire dalla situazione. E cioè ognuno reagisce in base ad una gamma di reazioni che non dipendono dall'atto altrui, ma da ciò che ognuno ha dentro, come, ecco, chiavi di riferimento, di decodificazione, di lettura del proprio stato d'animo, di coraggio, di capacità di volere, e insomma di tutta la serie creativa a volte di aggiustamenti e di compensazioni che determina lo stato di distacco quieto dagli eventi della realtà che viene sì vissuta, ma senza quella carica di passionalità emotiva e quindi distruttiva, perché le cariche passionali ed emotive sono sempre distruttive e dipendono dalla struttura della personalità e del carattere che ciascuno di voi si è formato nel corso della vita e dello sviluppo. E allora, quando anche qualche volta si è detto ma è necessario per l'evoluzione la sofferenza, e gli ho risposto la sofferenza non è necessaria per l'evoluzione, la sofferenza in qualche caso può essere utile, ma come tutte le altre cose della terra, tutto diventa utile. Ma la sofferenza per l'evoluzione non è necessaria. Certo, una sofferenza che viene approfondita può accelerare certi fatti evolutivi, ne convengo, se la sofferenza diventa uno strumento di investigazione, di ricerca. Se resta soltanto appiccicata alla persona come una lamentazione, ovviamente non serve a niente. Se diventa un mezzo di conoscenza, diventa qualcosa di utile per la propria interiorità, per il proprio spirito, il proprio patrimonio interiore. Dunque la sofferenza non è un elemento necessario, può essere utile ma non è necessario. E in ogni caso la sofferenza spesso non fa vedere le cose come sono in realtà, come d'altra parte la stessa felicità poi per contrapposto, e cioè tutte le emozioni passionali, la sofferenza e la felicità, nella loro contrapposizione non fanno vedere le cose come sono in realtà e non diventano quasi mai il motivo di investigazione conoscitiva. La persona che è felice, vero, considera quello stato uno stato normale e non lo fa diventare un momento conoscitivo. Siete contenti e basta. E cioè la felicità o il momento di contentezza vi passa davanti senza che diventi un motivo di conoscenza. La sofferenza produce lo stesso effetto. Il passo ma non diventa un motivo di conoscenza, al massimo motivo di qualche osservazione banale e consuetudinaria, più che per l'ostazione conoscitiva. Questo mi pare il discorso generale, centrale, che volevo fare. Perché? Ma perché, ancora una volta ripeto, molte verità, molti assetti teorici li possedete, spesso però nella pratica vi sperdete,
cioè nella pratica voi subite, in gran parte subite il vostro corpo, per cui è il vostro corpo che vi trascina all'esperienza, più che una scelta interiore, vi trascina nell'esperienza, nella sofferenza, nei casi della vita. Voi siete trascinati da un corpo che cammina, si muove, dorme, mangia, eccetera, eccetera. Per cui l'identificazione è totale, voi siete il vostro corpo, non avete mai spostato, non dico mai, dico non è consuetudine, è abitudine spostare il discorso, io sono anche il mio corpo, ma io dunque sono anche diverso dal mio corpo, il mio corpo si muove in base a ciò che io, quindi separato, decido. Questo modello, questo modo di comportamento è quello che dà l'identità, oltre l'altro, che crea nella personalità un io stabile in cui riconoscersi con gli errori e meriti che provengono dalle decisioni, perché le decisioni possono anche essere sbagliate, ma non importa se sono state decisioni. Se l'operazione è di scelta, l'errore è un'esperienza. Se l'operazione non è di scelta e se cioè voi siete stati scelti dalla situazione, allora bisogna recuperare l'esperienza, bisogna che la capite, perché è l'esperienza che vi ha risucchiato, non voi che l'avete provocata. La differenza è tutta qui. Voi siete nel mondo per determinare col vostro programma una serie di fatti che diventano rappresentativi della vostra evoluzione. Se questi fatti voi li fate cadere addosso, se siete risuccati, e allora la vostra programmazione, la vostra decisione, a parte che può essere saltata, ma vi impone, allora dovete imporvi a quel punto di recuperare l'attenzione dell'individualità, che si riporta al centro della vicenda, riqualifica dunque l'accadimento, e se ne prende una parte come responsabilità, almeno di risposta, se la domanda non proveniva da se stesso. E nella maggior parte dei casi, le cose che voi fate, le trovate, si determinano, non sono poi delle scelte, sono delle occasioni entro le quali vi ci mettete.